Buongiorno a tutti, Madonna. A parte che sembro bianchissima con le luci, LED, sì, LED della camera. Comunque, allora, oggi questa acconciatura qui con la fascia. Ah, non vi ho fatto vedere, ho cambiato colore, ma non penso si veda. Con le luci artificiali lo vedremo, vi faccio vedere poi fuori. Allora, stavo preparando il borsone. E lo zaino. Allora, lo zaino mi servirà per andare in piscina pomeriggio con una mia amica, mentre il borsone mi servirà per andare in piscina stasera con Marco. Oggi giornata piscina, però quella di pomeriggio sarà una giornata, un momento relax, che appunto vado con la mia amica a prendere il sole così. Mentre stasera con Marco andremo proprio a fare nuoto. Abbiamo già iniziato lunedì, sì, quindi questa qua sarà la nostra seconda volta di nuoto. In realtà non facciamo nuoto da un tantissimo tempo. In generale sport, se non consideriamo il tapis roulant. Aspettate che vado a controllare cosa stanno facendo i pesciferi perché stanno facendo veramente un casotto. Poi scusate se ho tutte le tapparelle giù, c'è un buio assurdo, ma fa veramente troppo troppo caldo. Allora, uno l'ho trovato, non trovo l'altro, però sento dei suoni provenire da qua sotto. Ok, l'ho trovato sotto il tavolo, là sotto, fa qua stendini vari, comunque là sotto. E perché fa veramente molto molto caldo. E a parte, vabbè, il fatto che ho loro, che appena apro un piccolo spiraglietto di tapparella mi scappano, ma anche per il fatto che fa veramente troppo caldo per tenere la finestra con la tapparella aperta. E quindi tengo tutto giù in modo tale che con la finestra aperta entri soltanto il fresco e non i raggi del sole. E niente, sì, siamo insoliti ad andare a fare nuoto, fare sport ad agosto, però in realtà volevamo iniziare da tantissimo tempo, solo che poi per pigrizia non abbiamo mai iniziato e in questo periodo siamo un po' più tranquilli e ci siamo dati questa possibilità. Mi hanno detto proviamo a vedere come va e niente, sì, un po' faticoso sicuramente perché se non si fa sport da tantissimo tempo rimane faticoso, però appagante, diciamo così, appagante. Speriamo anche di vedere qualche risultato perché in realtà diciamo che ci ha spronato ad andare il fatto che tra 3 settimane partiremo per le vacanze finalmente, finalmente. E sì, andremo in vacanza a settembre come ogni anno. Facciamo praticamente quasi ogni anno le vacanze a settembre perché ci troviamo bene, c'è poca gente e quindi niente, facciamo le vacanze a settembre. E niente, quindi diciamo che abbiamo degli obiettivi su settembre. So che non è sano mettersi degli obiettivi così a breve termine, però come vi dicevo forse in uno dei scorsi video, in realtà, a parte appunto che durante la quarantena ho fatto il tapis roulant praticamente tutti i giorni, che non sembra però un po' di attività sportiva è, poi vabbè faccio un po' di esercizi a corpo libero a casa. Perché appunto non sono una sportiva e fondamentalmente da febbraio, sì, ad oggi ho perso circa 10,5 kg. Infatti poi vi farò un video haul aggiornato perché l'altro giorno stavo editando un video haul che poi mi sono resa conto di non avervi mai postato di vestiti estivi, invernali, estivi. E niente, riguardandolo, praticamente in quel video vi dicevo: questo lo devo rendere, questo lo devo togliere perché non mi piace, questo mi sta stretto, questo è. E in realtà sono vestitini che durante questa estate ho utilizzato tantissimo. Quindi sì, è proprio cambiato il mio fisico. Ovviamente c'è ancora un po' da lavorare. Per questo ho iniziato ad andare anche io in piscina, in modo tale appunto da lavorare un po' sul fisico, anche perché avendo perso 10 kg ho bisogno di tonificare. E comunque poi adesso mi sono rimasti, diciamo, gli ultimi 3 kg che voglio perdere io perché in realtà diciamo che mi dà già il peso forma da un po'.
Però io ho il mio obiettivo, più che altro perché non vado tanto con la bilancia. Vabbè, la bilancia la uso perché comunque diciamo che ho un po' di fisse mentali, quindi per me il numero rimane importante. Però è altrettanto importante guardarmi allo specchio, proprio guardare il mio fisico e vedere se mi piace così o no. Quindi diciamo che guardando il mio fisico c'è ancora qualcosina da lavorare. Però mi posso ritenere abbastanza soddisfatta, diciamo che ero andata un po' troppo oltre e niente, quindi adesso appunto andando in piscina, cioè, spero di perdere questi ultimi 3 kg. Ovviamente il mio obiettivo non è di perdere questi 3 kg nelle 3 settimane, però perlomeno di modificare ancora un po' il corpo perché stiamo andando 3 volte a settimana, quindi secondo me 3 volte a settimana per tutto un intero mese fa un po'. Quindi un pochino si vedranno i risultati, ovviamente poi continueremo tutto l'inverno, almeno mi auguro, questi sono i buoni propositi. E niente, quindi adesso preparo i borsoni perché oggi in realtà devo fare un sacco di cose, sono già le 9:30 e fondamentalmente non ho ancora concluso nulla, ho fatto semplicemente la doccia, ho pulito la sabbietta, questi maialini qua, gli ho dato la pappa, quindi diciamo che oggi giornata dedicata a loro. Milo non sa più dove arrampicarsi, vediamo se lo faccio vedere, eccolo qua. Sì, c'è il mio accappatoio perché appunto sono appena uscita dalla doccia. Lì c'è il ventilatore. E lì c'è un felino che si guarda allo specchio. Vediamo se lo fa ancora. Eccolo qua. Ma lo tira giù. No, lo tira giù veramente. Tira giù veramente. Ragazzi, cioè, sono delle pesti, ma delle pesti potenti, perché adesso vedete Milo e sembra che sia sempre lui. Lui è il portabandiera, ma Rio dietro al visino, al musetto dolce, si nasconde un gatto veramente monello. Ragazzi, scusate, ma mi stanno tirando giù lo specchio, quindi direi che ci aggiorniamo dopo. Ecco, neanche a dirlo, è arrivato compagno di merende. Sì, ragazzi, sono ancora due fisici totalmente diversi, ma penso che rimarranno così per sempre. Perché adesso Milo, che è lui, grigio, pesa 2 kg. E invece Rio, che è lui, rosso, dove sei? Qua, pesa 1,2 kg. Quindi secondo me questa differenza proprio di fisicità ci sarà sempre. Ma come vi spiegavo nello scorso video in cui ve li ho presentati, Rio all'inizio ha avuto un bel po' di problemi e adesso diciamo che Madonna, mi hanno staccato la gommina della finestra. Li odio, li odio. Adesso si è ripreso molto molto bene e si vede, guardate che panzottone che c'ha. Però appunto, essendo rimasto indietro all'inizio, non so quanto riuscirà a recuperare su Milo. Poi sono proprio due fisici diversi, secondo me, in generale, perché nonostante Rio sia 1,2 kg, quindi 800 grammi meno, è proprio più magro, più longilineo, invece Milo è proprio più tozzo. E niente, ragazzi, si arrampicheranno sulla tenda, nulla di nuovo, nulla di nuovo, insomma. Totalmente buio, adesso apro un po'. Sono appena rientrata a casa. Sono stata a fare delle commissioni che dovevo fare. Tra l'altro, su alcune mi ha aiutato mia mamma, nel senso che
dovevo andare a comprare la frutta dal fruttivendolo. Scusate, ma nel frattempo apro, faccio entrare un po' di luce, non apro totalmente perché sennò si schiatta di caldo. E devo andare dal fruttivendolo a prendere la frutta. E mia madre è andata a prenotarmela, io sono andata poi sola a ritirarla, ho ritirato anche la sua, così io l'ho portata a casa ed è venuta con me ad Arese perché avrei dovuto cambiare un regalo di compleanno, ma in realtà non ho potuto cambiarlo, quindi vabbè, un casotto dietro l'altro. E niente, tra l'altro mi sono dimenticata di farmi dare la cera, quindi ho le sopracciglia totalmente disastrate e non so nemmeno quando le farò, perché domani mattina per farle devo andare per forza da lei a prenderla. Vabbè, adesso vedo. Niente, sarò con le sopracciglia tutte in disordine. Tra l'altro sta fascia mi ha pure stufato. Adesso la tolgo, mi faccio la coda e vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, luci super artificiali, lo sapete ormai, perché a parte che ho anche degli ospiti d'onore. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, prima cosa, Tezenis. Vi anticipo già che queste ciabattine sono qua sul letto perché le ho appena acquistate e sono nuove, pulite, pulite, pulite. Quindi le ho appoggiate qua sul letto solo per questo motivo. Se lo vede mia madre, mi ammazza perché le scarpe sul letto, secondo lei, non si appoggiano. Quindi andiamo veloci. Allora, Tezenis, ho preso queste ciabattine qui che sono la misura SM. E io porto un 36 e mi vanno leggerissimamente grandi, però fattibile. Le ho prese con questa fantasia, erano al 50, quindi non 5,99 ma 2,99 o 2,98 mi sembra. Quindi le ho prese. Da Primark ho preso Rio. Ho preso Rio da Primark. Non entrare nel sacco. No, vabbè, raga, non ce la farò mai, non ce la farò mai con questi pestiferi. Poi, sempre da Tezenis, ho preso delle parti sotto dei costumi. Questi qua sono scontati al 50%. Qua non c'è segnato, però è passato al 50%, quindi invece di 9,99 4,98 e ho preso questo qui con questa fantasia qua, alla parte nera, diciamo quasi a costine, e poi questa piccola parte qui con questa fantasia ed è fatto a brasiliana dietro, che è molto molto carino. Con questa parte qui a V, ovviamente visto così non si capisce niente. E io di questo qua ho preso una M. In realtà di tutti ho preso una M, tranne che di questo, perché non c'era e quindi ho dovuto prendere la L. Di questo qua infatti ho preso la L. L'ho provato e stringendo tantissimo i laccetti, mettendo la vita alta, ci siamo. Sarebbe stato meglio sicuramente la M, però vabbè, va bene lo stesso, anche perché questo qua è sempre metà prezzo, quindi per 5 euro l'ho voluto prendere. E questo qua è fatto sempre con questa fantasia qua, tipo a costine, a righe bianco e rosso. Allora, io l'ho preso per abbinarlo a questo costume qua che io avevo già. Non ho più la parte di sotto, grazie Milo. Perché era proprio a mutandone, quindi l'ho preso per abbinarlo. In realtà non ci sta male, nonostante questo qua sia costine, non ci sta per niente male. Comunque la dimensione delle righe più o meno ci siamo. Secondo voi come sta? Cioè, si capisce che non c'entrano niente o è fattibile? Io l'avevo preso così, vabbè, mal che vada questo qua anche con un sopra bianco va benissimo. Poi questo qua è il mio preferito, giallo, fatto sempre con questa trama qua, che non è a costine, però è fatta così particolare, sempre la M, sempre brasiliana, sempre al 50%, che poi su questi qua non c'è segnato, però vi assicuro che passano tutte al 50%. Poi questo qui, che dovrebbe essere uno di quelli nuovi di quest'anno insieme al primo che vi ho mostrato. Fatto così con i soli e le lune, di questo qua non c'era la brasiliana, però avendo questo taglio qui così, in realtà sta molto bene comunque sul sedere. Anche questo al 50%, oh, qua c'è, anche questo al 50%, sempre M e veniva 10 euro a metà prezzo. E poi l'unico che non ho preso in saldo è questo qua rosso, sempre brasiliana, molto molto bello questo, semplicissimo. Questo qua veniva 10 euro ed era a prezzo pieno, non era in quelli scontati. E anche questo qua, comunque volendo con questo, ci sta. Poi
Poi, per stare sui costumi interi, sono andata da Primark e ho preso questo qua giallo, veramente molto molto carino, con la coppa. Allora, c'è dentro una parte preformata che però eventualmente si può eliminare ed è fatto così con le bretelline regolabili. Quindi veramente molto molto carino, sta veramente bene indosso. Allora, di questo qua io ho preso una 42. E questo qua veniva a 14 euro, mi sembra. Aspettate che ve lo guardo. 14 euro, sì. È una 38, però è una 42 italiana. Poi ho preso per 1 euro questi laccetti qua e questi laccettini qua, molto molto carini. E poi, come ultima cosa, sempre da Primark, ho preso questo copricostume qui, nero. L'ho pagato 10 euro, l'avevo tolto. Aspettate che lo alzo dal letto perché ci sono i gatti che me lo distruggono. Fatto così, molto molto carino, ovviamente così non si vede, si vede poco e Milo provvederà a strapparlo tutto così almeno si vede quel poco che si copriva. Buongiorno a tutti, oggi è il giorno dopo del vlog di ieri, ma appunto ieri ho fatto praticamente tardi. Quasi a tutto, perché comunque è stato un bel po' serrata la giornata di ieri e niente, quindi sono rientrata a casa dopo la piscina, ho fatto la doccia, adesso mi vado a fare la piega perché tra pochissimo dovrò andare a lavoro. Allora, praticamente mi sembra che ieri mi sono fermata a farvi vedere i costumi, perché poi cosa è successo? Che ho pranzato. Ho dato una sistematina e no, sistematina, in realtà ho dovuto svuotare la lavastoviglie e riempirla con i piatti. Questa che vedete qui sotto l'ascella, ovviamente è l'ombra del filo, non sono peli, giusto per la cronaca. E niente, quindi appunto ho dovuto svuotare la lavastoviglie e riempirla perché adesso Milo mi sale sulla cucina. E ovviamente il suo posto preferito è il lavandino. Quindi se ci sono cose con soprattutto residui di cibo, lui farà in modo che non ci saranno più. Ok, scusate, ma sono andata a dividerli perché si stavano legnando di brutto. Comunque, appunto, ieri ho fatto queste cose qua. Dopo la piscina con sì, appunto, vi ho fatto vedere le cose, ho sistemato e sono dovuta correre subito dalla mia amica in piscina perché si era fatto tardissimo. Mi sono rilassata un sacco e invece poi dovevo essere alle 6. Allora, dovevo essere per le 6:30 qua a casa in modo tale che poi saremmo stati alle 7 in acqua. Sono partita da là, cioè sono uscita dalla piscina alle 6:15, ma tra una cosa e l'altra, sì, sono arrivata a casa per le 6:30. Ma Marco ovviamente non era ancora pronto. Il borsone invece era pronto perché, come avete visto, l'avevo già preparato, ma siamo arrivati lì di corsa. Tra l'altro, super delusione perché noi avevamo in mente di fare tutto agosto in piscina, cioè fare il nuoto, ma ieri gli abbiamo chiesto, dopo che avevamo fatto una prima prova, di fare l'abbonamento, ma ci hanno detto che era inutile perché domenica chiudono. E quindi noi super delusi, potevamo aspettarcelo da un lato, però dall'altro, con l'idea che è una piscina, uno pensa che facciano tutto agosto continuato. E invece no. Quindi adesso dobbiamo assolutamente trovare un'altra piscina. Dopo mi metto alla ricerca di un'altra piscina da chiamare per capire se magari durante agosto tengono aperto per il nuoto. E eravamo presi bene in mood, soprattutto Marco che siamo arrivati a praticamente poche settimane prima della partenza e si era messo in mood sportivo e niente. Allora, sicuramente diciamo che il buon proposito è di mantenere poi l'impegno del nuoto anche durante l'anno, perché se no abbiamo combinato nulla, perché andare
nel mese prima della partenza e poi non concludere nulla durante l'anno non ha senso. Però appunto adesso vediamo, perché se interrompiamo adesso secondo me non riprendiamo più. Quindi ci conviene trovare un posto, magari anche non comodissimo come era questo, che è proprio dietro casa, ma anche un pelino più lontano, ovviamente, che possa essere comodo con i suoi orari, perché lui facendo orari d'ufficio rimane complicato il più quello. E niente, speriamo. Tra l'altro lui in questa settimana sarà in ferie, quindi vediamo un po'. E niente, continuo con la piega e niente, ci riaggiorniamo dopo per i saluti perché io dovrò andare al lavoro. Allora, una volta fatti raffreddare, cioè io metto la lacca subito quando sono ancora caldi, una volta fatti raffreddare li vado ad aprire a testa in giù e vado a mettere qualche goccia di questo oletto qua. Vi devo dire che mi ci sto trovando veramente molto bene. E lo metto io praticamente tutti i giorni, anche se, cioè domani, la piega di oggi la vado comunque a districare con quell'oletto lì. Buongiorno, allora oggi è martedì, vero? Martedì? Martedì siamo sul lago di Garda, che è alle mie Un po' prima spalle, del lago di Garda. precisamente al lago di Ledro, che è una conca prima del lago Sì, di un po' prima Garda, di arrivare al Garda. di riva del Garda. È molto molto bello, l'acqua è gelida e la sabbia è fatta tutta a pietre con i sassolini, dopo ve la faccio vedere. Però è veramente bellissimo perché è pulitissima. C'è appunto questo pontile dove la gente fa i tuffi e niente, c'è pochissima gente e la cosa figa è che nonostante la spiaggia abbia sassi, c'è tutto questo prato dove ci si può mettere. Quindi è molto Che figo, ci sono comodo. anche degli alberi, quindi magari per un po' di ombra si può andare sugli alberi, sotto gli alberi, non su. Niente. Siamo qui, poi c'è anche vicino le cose dove poter mangiare, dove poter. Sì, C'è abbastanza l'Eurospin. servito. Sì, molto molto carino. Allora, questo è il bagno asciuga, l'acqua è super super trasparente, ci sono tutti questi sassolini e questo è il panorama. Adesso ci sono un po' di nuvole. Infatti prima ha fatto qualche gocciolina di pioggia, ma si sta benissimo come clima. E niente, si è un po' svuotato. Ed è veramente bellissimo. L'acqua ovviamente, come dicevo, è gelida ed essendoci sassolini, io vengo solo in ciabatte.